vele sono alte e c'è il vento che può muovere. E in questo modo la bestia riesce a nutrirsi perché cattura il vento che la spinge in avanti, oppure lo può immagazzinare all'interno di questo stomaco di bottiglie in cui si fa pressione e che può utilizzare per potersi muovere anche dopo che il vento è finito. Così riusciamo a poterci spostare sulla spiaggia anche senza mangiare continuamente, ma accumulando energia all'interno dello stomaco. Il movimento è una cosa del genere. Innanzitutto dobbiamo avere le gambe girate dalla parte di fuori. Perché sto maneggiando così tanto? Perché noi non abbiamo il vento qui, quindi devo usare un compressore per poter cercare di dare un po' di energia a questa creatura, che è un po' capricciosa, però cammina. Passo a sistemare.